Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lei, mamma, mi dica una cosa, ma secondo lei il PD veramente può fare come dicono in tanti, forse sono uccelli del malaugurio, la fine dei socialisti francesi? Lei la conosce bene la Francia, cioè essere spolpato da una parte dai 5 Stelle e dall'altra da Calenda e Renzi, perché è una cosa che sento dire molto, forse la gente che però non ha a cuore il futuro della sinistra italiana, lei immagino che ce l'abbia. No, io auspico che non sia questo il destino, perché diciamo verrebbe meno una forza che per la sua tradizione, per le tradizioni a cui si ricorre, perché il problema del PD che è un partito che ha più tradizioni. C'ha dentro Berlinguer ma anche la DC. Io preferisco un partito con più tradizioni che non un partito senza tradizione, perché in qualche momento il PD è apparso un partito senza radici. Un partito senza radici non sta in piedi, c'è poco da fare. Tant'è che la Meloni ha voglia di avere radici, no? Cioè la signora che oggi governa l'Italia ha delle radici molto profonde. Ma questo deve farci riflettere, che forse diciamo un certo nuovismo, cioè l'idea che bisognasse cancellare il passato come una vergogna, non ha funzionato, e che tutto sommato il partito più novecentesco, cioè la rottamazione è stata un po' una bufala. Beh, ha funzionato un po' come una sorta di autorottamazione, dati i risultati conclusivi, diciamo, di questa vicenda. Il rinnovamento è una cosa più complessa della rottamazione, perché comporta una capacità di assumere la parte migliore della propria tradizione. È un concetto della filosofia classica tedesca, potrei persino dirle la parola ma non voglio esagerare. Me lo dica, me la dica. La parola è aufhebung. Aufhebung vuol dire superare il passato ma incorporandone la parte migliore. È proprio una figura della dialettica. Io faccio questa parola, me la segno e la cito a Renzi la prossima volta che viene. Che dici? Come? Me la segno, la cito a Renzi la prossima volta che viene. È un concetto complesso, però niente di grave, c'è sempre possibilità di rimedio. Questa storia qui che ha detto Bertinotti di sciogliere tutto il PD è un po' tanto? Io sono contrario agli scioglimenti, diciamo, sono piuttosto favorevole agli sforzi di aggregazione. Insomma, è importante che si torni a costruire più che a distruggere. In questi anni si è distrutto molto nell'area della sinistra. Allora, facciamo una cosa, torniamo